Cosa sta facendo? Ma allora è scema. Si sente? Si sente? Vai via. Riprenda il controller. Scusi, io sto scopando. Cosa fai? Scopo con la nonna. Signore. Ma no, sulle... ma assistente. Salve, le cedo l'assistente. Si può mangiare lei? Ok, ce l'ho fatta ora. Ok, ora vado a girare l'altra. Ah, scusa. L'altra, che era quella che girava la prima. Andiamo avanti, assistente. Che assistente. Ma cosa sta facendo? Io vado avanti. No, io vado avanti. Salve a tutti, io sono The Long Gamer e benvenuti su Brothers A Tale of Two Sons Remake. Signori, abbiamo portato la serie originale 7 anni fa, il telone era ancora giovine agli inizi e tutte cose, e in questi giorni la casa di sviluppo ha rilasciato la versione remake del gioco a circa 10 anni dalla sua uscita originale. Ah, a proposito, sì, volevo dire, c'è anche l'assistente, perché questa volta... Posso chiamarti Anita? No, no, che... Cosa? Andiamo avanti, Kevin. Volevo dire, sì, c'è l'assistente, perché l'ultima volta ci ho giocato, sì, la prima volta ci ho giocato io da solo e controllavo entrambi i fratelli. Stavolta ho avuto la malsana idea di includere l'assistente. Infatti hanno introdotto la modalità co-op. Sì, 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 ovviamente. Io sarò il fratello grande e l'assistente è la sorellina piccola. No, è il fratello piccolo. Assistente, clicchi, clicchi. Allora, il gioco, come ho detto, è un remake, quindi la grafica è stata completamente aggiornata. Vedrete di quelle differenze veramente incredibili. E da quello che ho capito hanno addirittura introdotto nuovi elementi, dovrebbero esserci nuove scene, più interazioni con l'ambiente. Insomma, non è un gioco nuovo, ma sarà effettivamente una nuova avventura. Signori, non è un gioco molto lungo, in 2 ore e mezza lo finiremo. Spero vivamente che lo vorrete seguire con noi fino alla fine. Ed iniziamo con madre, che è morta in circostanze misteriose. No, è morta dall'inizio. Io lo sapevo che era madre. Probabilmente per l'assicurazione. Sai, come padre era indebitato col gioco d'azzardo. Ha fatto l'assicurazione sulla vita di madre e l'ha buttata giù dal crepaccio. Sicuramente sarà andata così. Questa è l'assistente. Guarda che bei capelli che ho. Beh, rispetto al gioco originale la grafica è completamente differente, ragazzi. Sono triste. Se andate a vedere il vecchio è assurdo. Sono tristissimo. Ah, la luce del sole. Madre, madre, ci manchi tantissimo. Oddio. Lui era presente alla morte della madre. Io non mi ricordo molto la trama originale. Io vedo solo una barchetta e... Sono morto. Basta, sì. È finita. No, no, lei sopravvive, assistente. Madre, invece, ha avuto la bella idea di fare il cosplay della sirenetta e non sapeva nuotare, madre. Ma che idea di merda. Prendi la manina. Vabbè, ma che... Ma perché eravate in mezzo al mare con la barchetta? Oh, l'ho presa, madre. Beh, queste sono cose che ti traumatizzano leggermente a vita. Mamma! No. E madre è andata. Mamma! Ma no! Uno sporso! Nemo, aiutalo tu! Ma che Nemo, avanti! Sono triste! Ragazzi, non fate il cosplay della sirenetta se non sapete nuotare! Sono ancora più triste! Era già traumatizzata prima, assistente! Sono triste anche nella vita vera! Non spoilerate il gioco nei commenti, mi raccomando, venite bannati all'istante! Questo era veramente un gioco carino, santo cielo, soprattutto per chi non ha visto la serie originale! Mamma! Chiamate i Ghostbuster! Chiamate i Ghostbuster! Sono con mamma! No, ha subito un trauma cranico e vede madre che gli dice: lavati i denti, figlio mio, che c'hai un alito di merda, mi raccomando. Ma no, pure i capelli te puzzano, c'è tutte le pulci che fanno su e giù. Aspetti di maltrattarmi. Colpa tua, mia, se non ti lavi. Ok, a quanto pare l'assistente è diventata The Ghost Whisperer. Oh, ma parlano come i cosi di Animal Crossing. Oh no, padre sta male di nuovo. Padre, te l'ho detto che non devi leccare i maiali? No, non hai capito niente. Padre non è un vero veneto. Dopo tu spris, guardalo. Concetto così. Senti, portiamolo dal medico. Ma non è neanche mio papà questo qua. Guarda, ma vai via! No, io mi ricordo... Barbun! Io mi ricordo la grafica di sto gioco era... Era nettamente inferiore a un... Cioè... L'onda del futuro lontano, metti un'immagine. Sì, lavora, bestia. Ma perché mi dovete complicare l'editing domani mattina? Che stracocchio. Allora, aspettate che devo ricordarmi i comandi. Assistente, si ricordi che questa è una coop con la C maiuscola? Pertanto non faccia minchiate. Ok, dobbiamo... Dai, porta questo barbun, via! Dobbiamo portare padre a valle dal dottore. Dopo 2 spritz ti riduci così, non sei mio padre, vergogno. Guardi, un bel clistere con le sanguisughe e passa tutto. Io l'ho sempre detto, io non sono figlio di mio padre. No, aspetta. Si chiamano corna! Avanti, in effetti l'assistente è molto più biondiccia, eh. Hai visto? Hai visto? Anche l'idraulico era biondiccio, in effetti. Sei geloso perché io sono bionda? No, vada, andiamo avanti, per favore, assistente. C'è padre che sta soffrendo le pene dell'inferno. Impari a essere veneto come
si deve. Assistente, ma cos'è stasera? È imbriacata anche lei. Ci penso io. È alta 1,10 m. La leva è più... si sposti. Ecco qua, faccio vedere io come si tira la leva, yeah, yeah. Solo perché pensi di... Pensavo che padre finisse nell'acqua. Lo sposti un po' più avanti perché io non posso tirarlo su. Opala. Inutile, ma... fratello. No, ma che cosa stai indicando? Cosa indichi? Spingi! Ecco, fai, non si afferrava. Ok, a posto. Aspetta. No, assistente, dove va? Devo andare qua. Qua? Non dobbiamo andare. No, ok, che ne so, non avevo capito. Ah, sì, c'è la... Cioè, abbiamo cominciato già, non sai dove andare. Rompa le palle. Muori, papà. Come funziona qui? Dai, delle loppali. Loppanami. A posto? Mi dia una manina, mi tiri giù la corda. E io sono qui e tu stai di lì. Assistente, la disconosco. Devo salvare padre. Non puoi tirare le leve, sei imbranata come lo schifo. Cosa vorresti dire? Che 3 centimetri valgono qualcosa? Basta con sta storia di 3 centimetri. Loro non sanno le dinamiche interne degli assistenti. Io so che se ne incazzerà. Ciao. Assistente, sono caduto. Non ne voglio sapere nulla. Ho preso una culata, sono caduto. Mi dai una mano? No, dall'altra parte, aspetti, ok. Ok. E un due. Dai. Ma scusate, ma dove vive sta gente? Nel manicomio vive qua. Porca miseria. A parte che noi eravamo tipo in cima alla collinetta. Là su, sulle montagne. Ma non potevamo, scusate, dire al medico vieni su sulla collina? Dottore, presto, a cura. È un prete, non fidarti. Ti dà l'estrema unzione e ti butta in una tomba. Questo non è Veneto, ve lo dico io. Che sono bergamasco. Fategli un'iniezione di Veneto, presto. Sì. 100 cc di spritz. Quando padre non beve per 3 ore va in astinenza brutta. Ora ci manderanno a trovare il vinello supremo. Signore, non si guarisce così le persone. Che sta facendo? No. Oh, che schifo, no. È malato, via. Un malato, portatelo via. Ci sarà un modo per salvarlo. È pisano, non è veneto. Non c'è niente da fare. Se mai vi venisse il dubbio, ragazzi, no. Non parlano nessuna lingua. Non vuole ucciderlo. Questo è il mio calendario 12 mesi, vi piace? Questo sono io mezzo nudo, però... È la torre di Pisa! Ma basta con sta storia! No, ok, dobbiamo andare all'albero di qualcosa che ci avrà qualche liquidume, che ci permetterà di far imbriacare padre e il liquore supremo. Dobbiamo andare da Marie. Ma che Marie? Non c'è da parlare la lingua comune! Si sente, ma cosa si è drogata? È Animal Crossing! Tranquillo padre, ti salveremo. Ok, lasciamolo lì. È una corsa contro tempo, assistente, non dovremmo perdere tempo a... Io a quanto pare il mio superpotere è indicare. Non sarebbe una buona cosa, fidati. Non mi ricordo come si cammina. Salve signore, fa passare, ho trovato il bullo del villaggio, assistente. Io passo di qua. Lo indico, aspetta, no, posso parlare con lui, ok? Ecco, vedi, questo è il calendario 12 mesi del dottore, te lo regalo se mi fai passare. Dai! Io vado di qua, ciao. Ma mi sta facendo Gandalf. Cado, sono morto. Resti là sotto. Ti piscio in testa. No, beh, sono sbrisciato anch'io. Ecco, mi hai fatto cadere. L'acqua, no, non mi piace lavarmi. Ma scusa, il mio personaggio. Vabbè, sono abituato a far commentare per tutti io. Ok, io nuoto e lei si appoggia alla spalla. Ma sai che capisco più quelli di Animal Crossing che loro? Almeno... Ma è a basilare, sti poveri ragazzi. Lei è tutta depressa. Si stai, impari a nuotare. Ma io non voglio nuotare. Venga sulla mia spalletta. Ok, adesso ci pensa lo zio Telone, anzi il fratello Telone. Non mi fido, ho paura, mi puoi mollare. Sia buona. Mi stai uccidendo? Sia buona. Aiuto, sto cagando in braghe. Okay. L'ho fatta. No, beh, che schifo. No, ribadisco, graficamente, vi giuro, non sembra neanche lo stesso gioco. È incredibile. A posto, assistente, ha visto, si può fidare? Non mi fido di te. Rompa le balle, scali le radici. No, il bullo. Maledetto bastardo. Non chiudere la porta. Guarda che ci sono le mutande a pensa. E mi aspetti! Ma la vuole smettere? Aprite! Aprite, presto! Ma scusate, ma non c'è nessun altro in questo villaggio, signore? È andato dall'altra parte il bastardo. Io vado di qua. Ma dove va? C'è il ponte. Io vado di qua. Non ricade in acqua. Io mi butto. No, che poi affoga. Vogliamo trovare una strada alternativa? Dobbiamo salire sui sassi? Mi sa di sì, aspetti che sto provando. Ah, così, molla il tasto. Devo mollare il tasto? Sì. Ah, e poi mi devo riafferrare. Ok, ok. Fratello, fai schifo però, Porti pazienza, non ci gioco da una vita, quindi devo fare così e Oh! Mio fratello è imbranato. Cosa fai? Ho provato. Mi stai buttando giù. Ho un po' provato, lo ammetto. La lascio indietro? Ah, diavolo la coop! E che stracocchio! Mi prende per il culo e io la lascio indietro. E gli uccelli che mi cagano addosso magari anche no, Aspetta, mi prudono le cose vere nella vita. Pensi vera. Al telone che 7 anni fa ho dovuto controllare! Tutto calcolato? Entrambi i personaggi con lo stesso controller? Whee!
Che bellino che non è il villaggio. Aspettami, crude. Ancora i pruriti. E non mi hai fatto grattare. Beh, madre l'aveva detto che si doveva lavare, hai visto? Eccomi qua. Ok, possiamo riprendere la nostra avventura, assistente? Non capisci, che succede adesso? Cosa vuol dire avere i capelli lunghi? Tieni premuti LB e RB per ruotare la visuale, ok? Mi sa che il bullo ci ha preceduti di nuovo. C'è un signore che dorme. Un signore che dorme, salve signore. Posso parlare di nostro signore telone? Oh, va che bella vista. Si sente, vado a prendermi da bere. È stata una giornata difficile. Ma la smette con sti tacchini? No, è Animal Crossing. Ma io che ne so, non ho mai giocato a Animal Crossing. E allora sei ignorante. No, ma che cavolo di discorso? Io voglio aprire la porta. Non si può aprire la porta, si dia una mossa avanti, assistente. C'è padre che sta morendo fra atroci sofferenze. Ma non è padre mio. Cos'è? Oddio, assistente, cosa va a toccare? Cosa sta facendo? Poi non si stupisca che la prendono tutti per il culo nel villaggio. Pappagallino, valla a cagare in testa. Poi vediamo cosa succede se arrivo io. Vai, togliete! Oh, sei magra, voglio dire, almeno nel gioco. Ecco. Ho spaventato l'uccello. L'hai fatto spaventare. Ma che stracocchio. Vai, presumo che la porta sia chiusa, ovviamente. Sì, aspetta. Ciao, tu vai, tu presuma. No, io sono lì che indico. Smetti di indicare le persone, è maleducazione. Guarda che se indico adesso ti ritrovi un dito nel ci siamo capiti, eh. Quindi evitiamo incidenti familiari. Oh, oddio. Tenga dito al controller che se non cade, mi raccomando. Whee! Ma sto paesello c'ha problemi di via. Chiudi la porta! Ce la faccio passare? Non sta a aspettare! Ma gli abbiamo dato tutto il tempo a Franco però di arrivare a rompere i maroni. Franco! Franco, hai rotto i maroni? Tua madre se l'è sbattuta tutto il villaggio! Bussi? Gli busso la capa? Allora, c'è un ca... Senti, dove è andata? E io sono malo. Ok, giri la leva, Ye. Giro la leva. Ce la fa almeno quello. A quanto pare Franco c'ha paura dei cani. Sarà perché sua madre è una cani. Ma è piccolissimo. Mi ha rovinato la battuta offensiva contro le donne. Adesso come faccio a ricevere insulti nei commenti? Ora la ridico. Perché tua madre è una cagna, me l'ho detto. Così i genitori poi vengono a insultarmi via mail. Perché sì, i vostri genitori ogni tanto lo fanno e io le butto via. Alla faccia c'è vuota, assistente. Dimmi. Forza, abbiamo altre madri da insultare. Ci sono più madri che padri da queste parti. No, che è caduta già nel pozzo l'anno scorso. Ma no, assistente. Ma è l'acqua del pozzo. Ora è più buona. Che faccio? Stai guardando su, è finito il mio sputo. Sì, no, vedete, è tutto sputo suo questo. Una volta era acqua, ormai sono scorso. Aspetta! Dove stai andando? Voglio pissacchiare in giro. Cosa vuole fare? Non lo so, voglio guardare, spiazzare. Ma no, deve rompere i maroni al prossimo. Che fa, vuole rompere i maroni anche al cane? Ah, è lì Franco, non l'avevo visto. Bravo cane, sbrana il culetto a Franco. Aspetta, voglio provare. Aspetta! Non sto facendo un cocchio. A posto. Volevo spenderlo in giro anch'io. Sì, no, deve fare, deve sempre imitarmi. Come il fratellino minore che c'ha il complesso di inferiorità. Senti che veloce. Ma io volevo. Ma c'è padre che sta morendo di calo di venetismo. Porca la miseria. C'è un gatto. C'è un gatto. Oddio, l'ha visto. Vai via. Mi ricordavo del gatto. Vai via. Ciao. È più grande di lei. Guarda gatto. Che bello che è. È tutto rosso. Non me ne frega. No, sta urlando vicino al microfono. No, guardalo. Io resto qua. Basta. È la mia. Ci sente. Vai via. Riprenda il controller. No. Clicchi contra. No. No. Dobbiamo registrare la serie. Questo è un bellissimo video di Micio Simulator. Staremo qua per 40 minuti. Si stente? Sulla cadoppa va bene. Non è reato e crimini contro. È violenza. Ma ti levi. È un uomo in questo caso. Coccola il gatto. Coccola il gatto, non vado via. Si stente, che due maroni. Coccola il gatto, non vado via. Scusi, mi presta il gatto cortesemente. Glielo butto di sotto in acqua. Ah, ed ero allergico ai gatti. Ah, al gatto. Sono morto 2 secondi dopo rantolando a terra. Mi ha sgriffato tutta la giacchetta. Vedi che sei brutto e cattivo. Oh, scusi, mi siedo un attimino che anni sono stati difficili. Ma che cacchio. Cioè, guardi che quella laggiù è casa nostra. Ciao casina. Sì, abbiamo letteralmente fatto 2 passi, non dico altro. Fanno bene, il medico lo dice sempre. Eh sì, cos'è? Infatti nostro padre non si muove abbastanza. Cos'è? No, nulla. Oh, c'è un signore. Signore, come va? Buongiorno, scusi. Dovrebbe abbassarci il punticello, sia gentile. Ma come non c'ha voglia? Spingo mano io. Mi dia una mano, No. Ah, non funziona? Che sta facendo? Assistente no! Io sono un bambino gentile! All'anima, assistente! Ma che stracocchi, scusi, lasci parlare di lui. È tutto... Signore, scusi, L'assistente è una vandala. Ecco, guardi questa bella foto di medico nudo, 12 mesi. Hai visto? Vedi, il nudo ti aprirà un sacco di porte.
soprattutto lasciamo stare che dico cose improprie. Oh, finalmente possiamo andarcene a sto cocchio di villaggio. Dove siamo arrivati di bello? C'è un altro pozzo. No, io ho visto i funghetti, mi sono già eccitato. Distente. C'è un altro pozzo, vai via! Mio, alla facciaccia sua. Non sputare. Ok, l'animazione è sempre la stessa. Assistente, lasci stare i pozzi. Parlo io con la signora? No. Puh. Ci sarà qualche achievement secondario, contamina tutto il villaggio. Ma vabbè, dettagli. La smette? È sbagliata. Scusi, io sto scopando. Cosa fai? Scopo con la nonna. Ecco fatto, posso? Ma hai fatto un lavoro di mamma. Ma non rompa le balle, è sempre meglio di lei. Hai rubato la scopa. Aspetta. La telecamera sta impazzendo. Signora, posso scopare anch'io? No, sì, che sta facendo? Guarda. Ma cosa sta... Ma no, Harry guarda. Potter. Dai. Signora, gli dia un ceffone in faccia, l'autorizzo. Tanto madre non si incazza. Cosa vorresti dire? Io tu non c'eri con lei. Oddio. Cos'è? Voglio la palla. Sta facendo? Voglio la palla, fa culo bambina. Guardi che c'è il canestro lì in parte. Ce la fa a segnare un punto? Palla. Bel tiro, assistente, non wow. Ma come si tira? Ma che cavolo ne so io? Sono negato anche nella vita. Aspetta che c'è la nonna. Tommy. Nonna, mi dai la pensione, nonna? Ma che devi far vedere la foto ignuda a tutti? Ma tu quanto è brutta. Deve essere nonna tua, vai a guardare. Ciao, nonna. Cosa fa? Oddio. Vai, oddio. Nonna. Oddio, lancia la vecchia. La befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. Ma si sta divertendo, dai. Rincoglionita, ormai non capisce neanche dove si trova. Assistente, aspetta, arrotiamo la telecamera che non si capisce dove minchia stiamo andando. Ce la fa, assistente? Lasci stare la palla, non rompa le palle alla palla. Come si dice? Per favore. Dici palla. Ma va, fan club. Io che le do pure ascolto. Ok, qua la strada è bloccata. Ma guarda un pozzo. No, un altro. Ma perché? Signore. Sgattarratore di pozzi simulator. Signore. Si chiama. Ma no, sulle... assistente! Ma la smetta! Poi, signore, scusi. Mi piace questo personaggio. Ora è incazzato anche con me. Dobbiamo chiedere le indicazioni stradali. È tutto chiuso. Mi dia una mano. È tutto chiuso. Scusi, un po' di svito la prossima volta. Oddio, no, assistente, non andiamo. Signore! Chi ha visto? Signore! Oddio, c'è un tizio. Posso rompere la sua arpa? No, faccia suonare a me. Brava! Vabbè, ma è un talento di famiglia. Se lei... Le faccio vedere io come si suona. Si sposti. Scusi, sono un professionista. Ti sta rendendo È musica alternativa la mia. Nel 1700 piacerà un sacco questa canzone. Quindi non rompa le palle se sono avanti di 400. No, aspetta. Oh, guarda, un corso d'acqua. Peccato che l'assistente non può passare. Bene, e adesso? Serie finita. Provi a camminare, un pelo d'acqua. Appunto, un po' ci ho sperato per una frazione di secondo, ma vabbè, dettagli. È un fratello antipatico. Avanti, riprendiamo il nostro viaggio. Io voglio andare qua. Ma sì, veniamo da qui. Non è vero. Veniamo da qui. Ok. Sì, lei ha una pessima geolocalizzazione. Hai presente la Google? Atto che Google Maps. Hai presente la Google di Final Fantasy 8? No. Perfetto, studia e capirai perché io dicevo, se al posto di Google Maps ci fosse assistente Maps, ci saremmo tutti assistente che fa bene. Abbiamo censurato la scena. Minori che bevono gli alcolici non è accettabile. Non sta bevendo questo però. Scusi, faccio bere a un professionista. Ma perché? Ma non sta bevendo questo. Si è buttato l'alcol sugli occhi praticamente. Ecco, un vero Veneto. Guarda come beve lo spritz. Si è sbarrato la strada. Dovevamo solo trovare un po' di alcol per padre. Ma che stracocchio. Ma che bella foresta bucolica peraltro. Scoiatolo. Stavo per dire sconiglio, non so perché. Per un secondo il mio cervello... Oddio, che succede? Ok, dobbiamo arrivare dall'altra parte. Buongiorno. No. No. C'è un bau. Ha dei denti orrendi. Vabbè, assistente... Anche il culo è orrendo. Che cacchio di cane sei? Un cane incazzato con la vita. L'ha offeso e adesso ce l'ha con noi. Ci sono anche le coccodè. Questa come la risolviamo? Si sente? Il cane morde il bambino. L'ho fatto apposta. Mi sono spostato. Mi potevo distrarlo. Sbranala. Fratello, salvami. L'ho fatto apposta. La faccia sua. Allora devi correre tu? No, io devo distrarre il cane. Lei corra. Vediamo un po' se lo posso distrarre. Ok, vada. Che io distraggo il cane. Fratello di merda.
Io ho provato a distrarre il cane, ma se lei ha le gambine lente non è colpa mia. Ciao, me lo distraga, cane. me lo distraga. E a posto? Ok, lo distrago io. Non lo so, provi, ma che vada, torna indietro. No, torna indietro, vai via, non posso fare. Ok. Ah! Ma allora è scema. Assistente. Oddio ce la fa. Oddio ce l'ha fatta l'assistente, incredibile ma vero. Mi può distrarre il cane? Aspetta. Me lo può distrarre? Un attimo, non mi ricordo il tasto. È un tasto, è un tasto per far tutto. Ho paura del cane. Petti. Vabbè, ma non va. Sì, la vendetta. No, le palle, no. Ce l'ha fatta, assistente, incredibile, ma vero. Allora, dobbiamo fare attenzione perché la paglia ci blocca il passaggio, bravo. Me lo distraga lì, perfetto. Ok, stiamo andando un po' meglio. Ok, ora glielo distrago io. Potevo aspettare 10 secondi, Ok, lo distraga. Non mi dà neanche il tempo. Vabbè, che non mi fido a prescindere. Ok, aspetti che lo distraggo io. A posto. Voilà. Però io devo fare una bella, bella corsetta adesso. È una grande corsetta. Non mordere. Ok. Allora, lo distraggo io. Forse devi andare prima tu. Vado prima io? Vai. Ok, corro. Ah, così lo distraggo da questa parte. Petti. Ok, vediamo un po'. Fufi. Vieni qua, Fufi. Assistente! Aspetta, sono caduto. Ma perché si muove? Deve stare ferma. Se devo rifare tutto da capo, la picchio male. Perché? Assistente! Deve stare ferma. È un concetto difficile non premere i tasti del controller. Zio Billy. Che la miseria, vado. Corra. E mo? Porca la miseria. Mai più coop con lei. La prossima partita ci gioco da solo. Uso l'altro controller coi piedi piuttosto. Ma io non voglio andare nell'acqua. Si lavi, che puzza. Puzza di cane. Ma no, l'ha fatto veramente. L'hai detto tu. Forza, scali queste radici. Che comodo le radici messe così. Sì, guardi, neanche a farlo apposta. Sì, viviamo in un mondo molto bucolico e fantasy, se non si fosse capito. È lentina però, assistente, non glielo volevo dire. Sono le gambette corte, va bene? Dobbiamo allungargliele un attimino. Voilà! Forza. Dai, mi tiri su. Ah, posto. Va, che funghi che non ci sono a sinistra. Forse due tagliatelle. Ah, no. Volevo lasciarti lì invece, ti ho aiutato. Ma per favore, che se non fosse per me non saremmo neanche arrivati fin qua. Vai via tu. Oddio, aspetti, adesso devo ricordarmi come era sta meccanica. E molla e appenditi, ok? Molla e... Sei una merda. Giuro, non l'ho fatto apposta, e pensare che potevo appendermi anche sopra io in realtà. Perché sono più... Assistente, ce la fa? Sono una ranocchietta difficile. Sì, a quanto pare sì, porca la miseria. Lei deve fare i passi un po' più lunghetti? Non ce la fa. Quindi veramente potremmo farcela senza far cadere di sotto nessuno. Sei un infame. Si muova, pedali. Io ma voglio... che... No, metto sta remake, me la sto godendo. Io voglio andare di qua. Dicevo, sto remake me lo sto godendo veramente un sacco. Aspetta, mio. Cosa sta... Io volevo andare sulla panchina. Si sente. Ma perché deve vandalizzare tutto? Ma non si vergogna. Non ci siamo in verità allontanati di un cocchio di nulla. Dov'è casa nostra? Non si vede più, se era oltre la foresta. Cazzo, ti rilassi, muoviti, dai, oppa. Sì, ho notato che qua può volare di sotto chiunque. Vabbè. La sicurezza nel medioevo, ma vabbè, dettagli. Allora, c'è una ruota per criceti, assistente, lei ce la faccia da criceto. Lì sono le corelle. Cos'è successo? Mi sono strangolato. Aspetti, ci prendo una pecorina del signore? C'ho la pecorella. Aspetti. C'ha le zampette, guarda, sporche, che carina che è. È come l'assistente, uguale. Ma vai a fanfuffolo. Ok, non abbiamo i criceti? Abbiamo le pecorelle. Ma visto che c'erano i coniglietti. Ma di qua cosa c'è, infatti? C'erano i coniglietti. Posso salire? Non vada a rompere le balle. Salve, signore, che sta grattando il tetto. Beh, glielo stai calpestando, scusa. Si sposti. Senti, Shrek dei poveri. Scusi, ho un fratello scemo, porti pazienza. Calendario di uomini nudi. Da quella parte. Però potevi rispondere anche a me, stronzo. Ma se lei è andato a rompergli le balle. Scusi, sto bambino disco. Gli ha tirato fuori l'uccello prima. E qua cosa c'è? Voglio andare a vedere. C'erano dei conigli, se ho visto bene. Signore, guarda quanti. Ma io sono conigli. Va, che roba. Lo prendo io. Ah no, non penso di aver preso il coniglio. Io l'ho preso tu. Come ha fatto a prendere il coniglio? Io ho preso il coniglio. Ah, io li sposto e lei afferra. Forse da davanti? No, io li sposto e basta. Io sono quello che spostava i conigli. Ecco, era lì sulla ruota per criceti. Corri
Amori, io voglio fargli una carezzina, posso fargli una carezzina? Va bene, faccio una carezzina. Oh, è morbida e felice. E poi l'ammazziamo. Ma no! Ma dobbiamo mangiare. Ma sei vegetariano, tu che cazzo vuoi? Ma qua sono nel medioevo, non c'era vegetarianesimo, era già tanto. Se avevi qualcosa da mangiare. Il culo! Il culo da mangiare si può fare, non è un problema, è il medioevo. Ah, siamo sopra il campo col cane, assistente. No. Vuole andare a salutare il suo amico cane? E qua? Ma stiamo scherzando! Ma c'è la panoramica, è la strada preferita del circo. Guarda, il cane! Il cane è ancora incazzatissimo. Sta aspettando che lei cada di sotto, assistente. Guarda, molto facilmente faccio un volo. Sì, più probabile io nella vita vera, ma insomma ci siamo capiti. Quel momento imbarazzante in cui a metà strada ti ricordi, ah sì, ho problemi con le altezze. Guarda di sotto, guarda le cocò che belle. Se fossimo in quelle cocò, se fossimo in VR mi sarei caccato male. Mettiamolo in VR, programmatore. Oh mio Dio, il signor porcino, buongiorno. Volevi funghi? Ora hai funghi. Eh sì, ma cresciuti sull'orco magari no. Lo vedo tutto triste triste. Si sente, no, che fa girare i coglioni anche a tutti? No, è triste. Che è successo? Ha finito le tagliatelle? Ma basta. Salve, le cedo l'assistente, si può mangiare lei? Anche se è un lui, ma insomma è confusionario in questo caso. Oddio, che fa? Sorride. Ciao, io sono Orco. Ehi, ciao, io sono Maro, io mi chiamo Maro. Per lui è tutto Maro. Perché non era mai stato bravo a dire Mario, e quindi è tutto Maro. Salve. Allora, questo è il nostro medico ignudo, con un grande grosso troncone. Dino, cos'è il troncone? Mia moglie avere il grosso tronco. Se non c'è la moglie dentro rido. Oddio. Ho visto... Beh, presumo che ci sia la moglie. Quel pane è fatto coi bambini, lo sai. Cosa è? Signora? Vabbè, ma com'è fatta sta casa? Cioè, c'hanno i letti buttati lì e basta, aperti? Oddio, c'è il bagno del tizio. Aspetta, gli apro la porta del bagno. Forse è meglio così. C'è nessuno? Secondo me l'assistente finisce davvero nel pentolaccio, ma vabbè, dettagli. Ok, giriamo la telecamera, sentite che non si vede nulla. Cosa vuole? L'orco dice di qua. Oh, che fa? Mi tocca! Mi tocca! Mi faccia vedere dove l'ha toccata l'orco. Ciao. No, no, l'assistente la butti di sotto, la spalmi sulla parete. Non si faccia problemi. Vola, vola l'ape, Maya! Vola, vola sulla... Scusi, Voglio sedermi io sulla panchina! Mi devo riprendere dai traumi. Oh. A noi dobbiamo andare in cima alla montagna, vi prego, ditemi di no. Io non ce l'ho la felpina, però. Che felpina? Cacchio, in montagna non metto la felpina! Assistente, mi è partito via 86 diottrie dell'orecchio. Sono senza Coca-Cola, sono triste. Ho notato, è un'astinenza brutta. Ragazzi, non mi compro la Coca-Cola. Ma è il resto della casa del tizio? No, non deviare il discorso. Tu non mi prendi la Coca-Cola, sono triste. Ma se ha la mia carta di credito, più che... E non mi fa comprare la Coca-Cola. Ma non è vero! Ma che stracocchio, grazie, signore. No, solo perché... No, signore! Ce l'ho solo perché devo fare la spesa. A posto, scusi, anche lei mi fa cadere i bambini. Ma che bel posticino che non è, peraltro. Ammetto, quando ho visto l'orco un po' mi sono cacato, ma vabbè, dettagli. L'orco si sta muovendo con noi. Sta arrivando? Sì. Sì, perché io non so come andare dall'altra parte. Porca miseria, stavo per volare di sotto. Ciao, porcino! Sì. Porcino, ci dai una manina? Tena lavata te la dovresti dare, perché l'assistente è un caso umano. Ma cosa vuoi? Che fa, signore? Lanciami, 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 lanciami! Dove sta andando? Lanciami. Signore, che combina? Cosa sta facendo? Io salgo sui porcini. Ma no, ma prendo un porcino. Ma scusi, non poteva trasportarci sulle spalle? Non facevamo prima? I funghi. Non scendo a spatti con i contadini. Ma cosa c'entra Cusco adesso? Cusco su di qui. Di qua. Sulle radici. Ma non è una, ma è uno di quei balli strani. È il ballo di Franco. No, per favore, Franco è rimasto al villaggio. Speriamo di non rincontrare. Cosa vuoi fare? Salta in alto. Oui. Ah, ok. Bravo bambino. Non capivo per un secondo che ho un fratello speciale, lasciatelo lì. Ma cosa? Ecco appunto. Si sente, si dia una mossa, che anche l'orco sta arrivando. Arrivo. Ho due zampine. 1, 2, 3, 4. Non beve, si strangolerà. Ma stia buono che mi ha fatto andare l'acqua di traverso. Grazie, buon uomo. Sui porcini, tralala. Oh mio Dio. Letteralmente sui porcini. Sì, ma poteva trasportarci sulla schiena. Sarebbe stato più semplice. Non sarebbe stato così cooperativo. Tanto l'assistente pesa 20 kg vestita, non nella vita vera, eh. Oh, sempre meno di te. E vabbè, ci vuol tanto, eh. Oh, gli ha preso bene ad aiutare i bambini, lui. Mi lanci. No, non tocchi il ballo a bambina qua, per favore. Lanciami, lancia prima a me. Prima a me, che sono più grande, si sposti. Lanciami! Si sposti, whee! Porca miseria, credevo mi avesse lanciato corto. Vedi anche lui. Oddio, no, non salta lui.
Ce la fa? Zio Billy? Vabbè, stavo guardando l'orco e mi sono completamente distratto. Aspettami. Sì, no, dobbiamo aspettare lui, e lui che è più lento di noi, che è tutto aspettami. Un dì. A parte che queste farfalle sono da 86 kg l'una. Sono gigantesche. No, ribadisco. Io qualcosa del gioco originale mi ricordo, intendo graficamente parlando. Non sembra nemmeno lo stesso titolo. Sì, ok, le meccaniche saranno un pochettino più datate. Arrivo, un attimo. Sette, forza. Abbiamo un signor porcino che va di fretta. Voglio toccare le farfalle. Ma no, questa era un po' ambigua, Cosa sta facendo? Non lo so. Abbiamo abbastanza funghi, direi, per oggi. Dove andiamo? Oh no, nell'acqua. No. Che c'è l'assistente che ha paura di slavarsi. No. Oddio. Oddio. No. Assistente, si tenga. E vabbè, quattro fiumi che convergevano in un unico punto. Come siamo funziona morti? Sta roba? Ok, la sentite si è lavata un pochettino. Siamo all'inferno. Posto? Maronne quanto sei brutto però, eh. Dai Giorgio, datti una mossa, forza. Io ho paura. Assistente, venga, forza, la porto io di là. Ce la fa? Ho paura. Sto morendo. Ma non è vero. Cosa succede? Si molla. Muore. Evitiamo. Non facciamo esperimenti. Ci sono le trote. Assistente, sempre che pensa a mangiare. Ma tu non vedi il bellissimo ambiente in cui siamo? Ma lo vedo, ma lo sto ammirando in verità. Ma non è vero, mai. Sono impegnato a dirmi minchiate. Ciccio, è stato un piacere. Non vedo dove va. Aspetta. Dove sta andando? Mi sono aperto. Sì, me ne sono accorto. Indichi di mano. Giorgio Porcino ha detto di andare da questa parte. Però due tagliatelle la prossima volta. Aveva finite. Tutte scuse perché non vuole offrire. Allora, siamo arrivati dall'altra parte. Assistente, venga presto. Io non passo qua. Io sì, ciao fratello. Ah sì, passo anch'io. No. Dai. E mio fratello morirà. Ma dai. Perché non passa di là. Assistente, se ci fosse il tasto per... Aspetta, il tasto per picchiarlo sulla vita vera c'è. Aia. È vero. Mi dimentico che lei è nella vita vera. Forza. Un po' di olio di gomito. So che voleva farmi uno scherzone. Già aveva la faccia da devo fargli uno scherzone. Oh, panchina. Ma che palle ste panchine. Guardi che ce la facevo. Ho sbagliato lato all'improvviso. Ma siamo in una miniera nanica? È una miniera. Oh, porca la miseria. Questa non me la ricordavo. Ok, assistente, l'abbiamo portata nel suo nuovo luogo di lavoro. In realtà era tutto un piano malvagio di padre che ha finto di star male. Perché c'era bisogno di qualcun altro che andasse a lavorare in miniera. Quindi sono in miniera. Praticamente. Ma mi posso appendere? Va bene. Ciao, okay. Ciao. Assistente, occhio. Aia! Assistente, ce la fa? Mi sono scivolato. Ma porca la mia... Un tasto deve premere. Secondo le scritture io scivolo ogni tanto. Lasciamo stare che è meglio. Voi non sapete, voi non vedete l'assistente sulle live di Hyper il martedì pomeriggio. È alle... Jack che mette le robe sbagliate. Aspettami! Ce la fa? Assistente, polentina però, Hai capito? Gambine corte, però. Faccio tipo Marilyn Monroe con la gonna e tutte cose. Allora, vediamo un po'. Allora, dobbiamo andare dall'altra parte. Fidati. Sì, c'è il meccanismo in movimento qua. Dobbiamo salire. Sto guardando l'ambiente. Ecco, l'ho trovato io l'ambiente. Dai, opa. Si sposta. Sente? Si leva dalla... Si può togliere ti dalle togli! Palle. Ti togli! È lei che si deve togliere. Dobbiamo andare da questa parte. Ma guarda te, la gente non... Oddio, ora bisogna coordinarci. Dobbiamo riportarlo indietro. Ok. Ora vedrete due persone che devono cooperare. Ma faranno una marea di minchiate. Voi dovete vederci nella vita vera. Quando dobbiamo spostare un oggetto. È un macello. Aspetta, le sbriffe. Ancora le spise. È che è venuta male. Che vuol dire i pruriti per chi non fosse triveneto. Ma insomma ci siamo capiti. Ok. Io mi schianto contro il muro e tu giri. A posto, aspetti, vada. Che giro del menga. Gira qua. Gira. Ok, sì, c'è la porta. Gira, ok. Zio Billy, che parte complicata. Io vado a sinistra e lei a destra. La mia o la tua sinistra? La sinistra dello schermo. Ok. Senti, arroti? Arroti? E allora a sinistra tu mi dai la vita. A sinistra? Io sono a sinistra. Ma allora avvicinati. Ma che stracocchio. A posto. Perfetto, ora anche i nani ci odiano. Aspetta. Aspetta che dai che gira di nuovo, dai che si stacca all'improvviso. E ci liberiamo dall'assistente una volta per tutte. Aspetta. Ok, ci ho sperato per un secondo, ci ho sperato. Buongiorno, c'è nessuno. Allora, c'è uno strano macchinario qua. Bisogna spintonarlo. È andato in automatico da quel lato. Mi sa che ci sono lati specifici. Allora, dobbiamo fingere avanti. Ok, dai giri. E io giro dall'altra parte. Sinistra. Ok. E poi avanti di nuovo. Aspetti, no, di più. E ora avanti. Zio Billy, sto gioco tiene in considerazione tutto? Ok, indietro.
Dobbiamo attivare anche l'altro assistente, mi sa, eh. Giri, giri, giri. Da vomitare. È tutto avanti. A posto. Sì, ma non si può fare così, cioè per... Mamma dai. Gli interruttori erano troppo medioevo avanzato. Erano troppo mainstream. E non c'è ancora quella parola, siamo antichi noi. No, davvero che belle location. Bravi sviluppatori. Ah, aspetta. No, questo era un gioco che ammetto, volevo riportare da un po' di tempo. C'è un ramo. Però ora che è uscita la remastered, è direi l'occasione giusta. Emo? Ok. Fratello mio. Emo! Aspettami! Ho le paure! Come ha le paure? Ha le pulci più che altro. No, ho le paure. Posto? Aspetta, dov'è la corda? E ti attacchi al cacchio! No! Che sta facendo? Non la prendo. Devi morire. Sente? Faccia il giro, non rompo le palle che non posso scalare da qui. Ce la fa a tirare la levetta, la corda? Abbassa la lega! Lega nord. L'ha rifatto. Abbassa la leva, Bronk! Oddio, ok. Piano. Sì, io ballo. Sì, si prende un controller in faccia. Vedete che è violento. Non sono violento, prometto violenza, ma poi la faccio quando non ci sono prove visive. Non sono stupido, sono un violento furbo io. Io non lascio le prove, io pago gli altri per fare violenza e tutte cose. Sto mettendo troppi crimini, quindi direi che sopra, è meglio... Sopra, sotto? Sopra. Ma ci sono le carpe. Ok, andiamo sotto. Andiamo a guardare le carpine. La. Che c'entrano le carpe adesso? Ciao! Cosa sta facendo? C'è la carpa, io voglio una carpa. Possiamo prendere un pesce? Uì! Ah, possiamo bere e lavarci, assistente? Sì, sono le carpe koi. E si viene lavata intanto. Carpe koi. Ma non la puoi prendere. Probabilmente c'era un achievement secondario del tipo prendere. Carpe koi. Okay. Evitiamo di scivolare di sotto magari. Ora possiamo tornare. I parapetti fanno schifo a tutti da ste parti, eh. Ma alla fine dobbiamo ritornare sopra comunque. Vabbè, ho visto le carpe. Vabbè, almeno ci siamo lavati, dai, achievement secondario. E qua cosa c'è? Zio Billy, da lì veniamo, assistente. C'è una panchina, stavolta mi vedo io. Ciao. Guardo le carpe koi. Ma non sono carpe, che sono tutte carpe koi improvvisamente. Sono carpe koi. Assistente, possiamo andare avanti col video? Sei solo geloso che mi sono seduto e tu no. Ok, siamo 3 a 1 per le panchine, va bene. Il mio culo ne ha scaldate molte di più. C'è un altro meccanismo, io devo sempre prenderlo da questo lato, assistente. Beh, prendilo dove vuoi. No, assistente. I bambini a casa, le mamme che si traumatizzano. Addio, io casomai, arrivederci, assistente. No, aspetta. Sperale uno. Olè, addio, assistente. Fratello. Sì, assistente, lo prenda al volo. Parente strano. Oddio, immaginiamo l'assistente che se lo prende tipo in bocca tipo un pesciolino. A posto, tutto calcolato. Sì, perché qua il meccanismo è bloccato. Sì, dobbiamo andare di là. Ah, è vero, adesso ho visto che c'è la scaletta. Vivi, ti servo, io salgo. Assistente, si muova. Ho sbagliato leva. Sono abituato a usare quella sinistra per muovermi. Zio Billy, ma è un concetto tanto difficile. Cosa? Allora, giri la leva? No. Mi hai offeso. Giri la leva? Aspetta. Cosa ti lamenti? Giri la leva. Non ce la faccio. Ma porca la miseria. Un tasto deve premere. Un attimo, è dura sta roba. È dura tua nonna. È dura. Ti sente? Non sto scherzando. Ma porco canaglia. Ok, ce l'ho fatta. Ok, ora vado a girare l'altra. Ah, scusa. L'altra, quella era quella che girava la prima. Oddio. Il fratello muore. No, mi fermo qua, ma è una rottura di palle dover prendere il prossimo. L'assistente non è brava nelle coop. Ma non me l'avevi detto. E te lo devo dire io. Si sente. Zio Billy, mi sono cagato in mano. Arrivo. Hai il ruolo più semplice. Arrivo. Quello del peso morto, porca miseria. Arrivo. Sta facendo? Non avevo capito che dovevo aiutarti ancora. No, non deve aiutarmi, ha finito il suo ruolo. Ora sono io che aiuto lei. Olè. Posto? No. Come no? Scenda. C'è un topo là sotto. Ma che c'è un topo? Dove? Aspetta. Ma è un troll. Ah, allora non sono i nani, sono i troll. Troll delle caverne. Sì, ma questi non c'hanno. Mangiano mio fratello. Ma perché? E io sono felice. No, tu muori qua. Diventa più diventi bello. Un chicken McNuggets per i troll. Porca la miseria. Posso smetterla? Sì. Ma che ne so? Se comincia a star zitta non è male in effetti. Fratello. Dica. Help me. Arrivo. I troll mi guardano in modo strano. Intanto che non ti palpeggiano sotto. Sono bel pompino. Mi ho spaventato, mamma, i dettagli. Mi hai insegnato tutto, è colpa tua. Io non ho insegnato il lato padre. Oscuro della comicità. Padre. Cosa sta accadendo? Lei mi ha educato. Mia educanda. Andiamo avanti, assistente, che addio.
Assistente, ma cosa sta facendo? Io vado avanti. No, io vado avanti. Forse la respawnano. Ah, magari che non sono io che lo sto dicendo di venire qua. Il gioco che lo fa in automatico. Deve rompere il cazzo. Si sente? È un attimo, ho i problemi ad attaccarmi, te l'ho già detto. Letteralmente non deve neanche premere un tasto per fare queste azioni. Davvero? Io continuo a premere. Anch'io, l'ho appena scoperto un secondo e mezzo fa. E ora ci arrampichiamo. Metti le ditine in mezzo, mi raccomando. Metto il pipino in mezzo. Ok, aspetta, sbado anche te. E sbado anche te. Si sente? Un tasto più un minimo di tempismo. Hai presente il tasto che dicevamo? Scusi, ho visto polmoni che volavano dovunque, ero un po' distratto. Un due, dai, muovi il sedere loro. Un due, dai. Siamo i peggiori fratelli del mondo. Siamo una squadra. Senti, fortissima. Ti ricordi di premere il tasto quando arriva? Morirò facilmente. Mi sono alzato. Per un secondo, ammetto, pensavo ci sia la minchiata. Sono morto bene. Ce la fa? A posto. Panchina mia, panchina. Oh mio Dio, c'era veramente una panchina. Vai a fanculo. Io non l'avevo vista, ve la battuta. Perché non pensavo l'avesse vista neanche lei. Io non l'ho vista. Ok, 4-1 per il mio culo. Buono signori, direi che per questo primo episodio ci possiamo fermare qua. Come avete visto stiamo affrontando la serie con un alto livello di disagio. Stiamo andando fuori di testa. Però ammetto, sto remake mi sta piacendo graficamente. È uno spettacolo. È, possiamo dire, la versione suprema definitiva di quello che fu Brothers ai tempi d'oro. E i feels ci sono tutti, mi raccomando, niente spoiler. Nei commenti ovviamente allora fateci sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace. Altrimenti vi ritrovate l'assistente come sorella o fratello fastidioso, a seconda di come preferite. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!